Ecco, si parte. Attenzione, Vaniello Emilio. Scarica subito. Gran tiro e opposizione del giocatore della Sisley. Debole, già molto, diciamo, già molto inclinato la partita. Attenzione, palla profondità. Attenzione, il tiro. E la rete! Rete del numero 10, Capitelli Giovanni. Splendido 1-2. Si è trovato davanti al portiere e l'ha freddato con un'autentica sassata nell'angolino. Marciano Antonio, poi possono ripartire. Attenzione! C'è la rete! Rete del numero 9, il capitano Sorbo Mario. Ha messo la palla in rete. Palla per Di Lella, elegante lo stop. Di Lella trova lo spazio per la conclusione, il tiro. La rete di Di Lella, del numero 7. Attenzione. È incredibile occasione. Sprecata dal numero 17, Garofalo Gianluca. Sempre lui, vediamo che il giocatore dell'Eboli è quello che ha più il possesso. E c'è il gol del numero 10, Iori Umberto, doppietta. Palla che finisce sul fondo. Finisce in questo momento. Riparte subito in attacco la Sisley Eboli. Attenzione, Cecere. 3-2 per il Real Sant'Erasmo. Ma che azione di Cecere Davide. Veramente, a trascinare. Cantalupo, Facileo. E pareggio di Iorio. Real Sant'Erasmo, la palla finisce qui. Facileo, c'è il gol. Pessimo errore di Cantalupo, che ha tenuto troppo palla con Facileo, che non era in porta. Garofalo, Sansone, Facileo, Cigliano, rete! Marcigliano è sotto le gambe del portiere. È sempre lui! Mentre in questa occasione vediamo un acceso diverbio tra il mister Naimoli Gaetano e l'arbitro, che viene prontamente, diciamo, sedato addirittura dai propri calciatori. Se non sbaglio, il mister, per le sue intemperanze, è stato appena espulso. Partita che finisce!